José, buona settimana prima di tutto. Sei stato visto a San Siro in tribuna d'onore allo stadio Meazza. Eri vicino a Franco Baresi, ospite d'onore della squadra rossonera. È così? È vero? Beh, devo dire che ho giocato in 3 squadre, però l'unica squadra che si ricorda di me in questi momenti così è il Milan. Il Milan è veramente, sono riconoscente a questo fatto qua, perché non è obbligatorio, Gigi, perché una squadra non deve avere riconoscimento al giocatore. Il giocatore è pagato per lavorare, lavora, fa gol, para i rigori, eccetera, eccetera, ma non deve riconoscere niente. Quando ci sono queste cose qua, questi inviti, fa molto piacere ai giocatori. Bisognava estrarre anche il secondo cartellino giallo per Benatia ed espellerlo, oppure no, dopo quel fallo? Ci sono opinioni contrastanti. Molti dicono che, non essendo un fallo diretto così, la espulsione non c'era. Però dipende dal cartellino, perché il cartellino, lui ha toccato la palla con la mano, no? E allora non c'era motivo di, secondo alcuni, non c'era motivo di ammonirlo, capisci? E lo sbaglio più grosso l'ha fatto Higuaín, l'uomo più atteso del Milan, che è andato là, ha tolto la palla di mano di Kessié, che è il rigorista del Milan, che è andato a tirare, poi lui era già nervoso per altre cose, ha sbagliato un rigore clamoroso. Ecco, senti, ma in questi casi ci vuole anche il polso dell'allenatore. Se l'allenatore ha deciso che il rigorista è Kessié, nessuno deve permettersi di in campo sostituire e prevaricare l'allenatore venendo meno a un suo ordine. Hai perfettamente ragione. Quando è disegnato un giocatore per tirare le punizioni, i corni, quelle cose lì, devono attenersi a questi ordini. E lì, tra l'altro, è causato un danno, perché Higuaín, non dimentichiamo che ha sbagliato già parecchi rigori, non è il primo che sbaglia, e questo ieri sera è stato determinante, perché se Milan fa 1-1 ha uno spirito di gioco migliore nel secondo tempo, eccetera. Poi Gattuso tira fuori le sue, perché ieri, quando un giocatore forte come Cutrone, che lotta con gli avversari, lui non lo mette dal principio, mette alla fine, vuol dire che tu fai danno a te stesso. Certo, ecco, senti, questo continuo ondeggiamento, vogliono cacciarlo, non vogliono cacciarlo, riguardante Gattuso, l'hai percepito nell'aria ieri a San Siro oppure no? Ma io penso di sì, perché io intorno a me c'era dei tifosi, forse del Milan, chiaramente importanti, perché il tribuno, sì, autoritario, non gente autorevole che riesce a parlare col presidente, chiaro, e qualcuno naturalmente diceva che non c'è nulla. Per esempio, lui deve giocare con Higuaín e Cutrone, ma non è la sua mentalità di far giocare due attaccanti. Non dimentichiamo che lui ha venduto André Silva, che sta giocando in Spagna, che era un giocatore che andrebbe molto bene con Higuaín, perché è un giocatore che tiene la palla, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere, questa è una cosa già passata. Però non sta facendo bene nel Milan. E il Milan, in questo momento qui, ha un sacco di giocatori infortunati. Sicuramente non possono neanche mandarlo via, perché è una scusa anche quella. L'Inter ha preso una suonata, mamma mia. Ma soprattutto perché l'Atalanta avrebbe potuto fare 8 gol nel primo tempo, erano sempre dentro la porta. Senti, c'è quell'Ilicic che è una forza della natura. Ma guarda che l'Atalanta è una squadra fortissima. Sono fortunati, perché comprano sempre giocatori giusti, come se che Tolloi, che giocava nella Roma, non andava, lì è stato un giocatore che ha 3 anni che gioca benissimo. E mancano giocatori simbolo, giocatori potenti della squadra, il cuore della squadra, che è Masiello, che in questo momento è infortunato. Però gli altri giocatori sono fortissimi. Chic, che tra l'altro venne scartato dalla Juventus e dall'Inter, dalla Juventus dopo le visite mediche. Sì. Ma se viene scartato dopo le visite mediche, diventa più difficile ingaggiare. La Roma ha speso una cifra. È buono o non è buono? Beh, lui dà segni di speranza, come ieri, che ha fatto l'altro ieri, quando ha fatto il gol. Bello, bello. Perché lui è bravo. Io ho visto giocare, quando giocava a Sampdoria, tecnicamente non deve niente a nessuno. A volte io penso che un giocatore come, per esempio, il giocatore del Genova, Piasek, lui è un giocatore che, quando tu segni un po' di gol, è un periodo buono,
tu lì devi dimostrare che dà la continuità, se non c'è continuità non sei grande. Adesso c'è questa pausa dalla nazionale, hai visto le convocazioni, chi ti meraviglia in queste convocazioni? Perché essere convocati dalla nazionale significa crescere il valore del giocatore, giusto? Quindi molte convocazioni, nei 22 ce ne sono qualcuno che viene convocato anche se magari non meriterebbe a stretto rigore di termine la convocazione. Però Gise, io penso che nel calcio... come nella televisione, tu sei un asso della televisione, quando si fanno dei programmi che vanno in porto bene, poi dopo tanti anni vogliono riprovare a farlo, come adesso stanno facendo con Secchino d'Oro, Portobello eccetera. Qui io penso che Mancini sta copiando un po' di Bernardini, Fulvio Bernardini, perché Fuffo Bernardini è quello che ha creato, aveva convocato più di 120 giocatori nazionali, ti ricordi? Sì. Però ha creato una nazionale. Certo. Che poi non ha voluto lui, non ha potuto lui godersi di quella cosa lì, ma ne ha goduto Berzoni, ha goduto gli altri. José, il golonzo della settimana, anzi degli ultimi 10 giorni. Il golonzo della settimana è stato quello della Manchester City, Manchester United contro la Juventus. È stato un gol che non si può definire autorete, non può dare la paternità a nessuno, perché erano in 14 che sono entrata dentro con la palla. È vero o no? Ma è incredibile il calcio, veramente. Come dici tu, uno può dire gol è mio, no, gol è mio. Il tuo incredibile, vero? Incredibile a Messi. Incredibile a Messi, incredibile. Ecco, questa è la parte di José, ma tu hai sempre fatto una televisione simpatica, elegante, tecnicamente ineccepibile perché capisci di calcio. Sei stato sopraffatto da questi urlatori, da questi qui che dicono solo il nome di quello cui passano il pallone, che non fanno. Hanno dovuto mettere uno che capisce di tecnica. Chi ti piace più di tutti questi che affiancano allora, i telecronisti? L'altro giorno io c'ho un telecronista di Sky, che io da anni che lo dico. Lui, non sa, siccome lui forse non, lui una volta insultava i giocatori, ma questo non sa giocare. Adesso, come allora, lui continua questa tecnica di tanti anni fa e lui dice questo. Questo giocatore ha la fidanzata che è bionda, era fidanzata di un altro, sotto casa sua abita uno col gatto. Cioè lui racconta tutte le cose del giocatore inerente, che è legato a queste cose, ma non parla di calcio. Se notate, le partite della Juventus su Sky non vengono più commentate da Caressa e Bergomi, uno è romanista e filo interista, l'altro è stato un ex giocatore dell'Inter. La Juventus non tollera neanche Vignola, per dirti, che non è uno che buca il video. Del Piero è stato abbandonato, a parte che Del Piero non esprime mai delle cose ficcanti, al contrario di Capello, che è un grande anche opinionista televisivo. No? Prima della partita viene, io faccio la telecronaca insieme a Massimo Tecca, e viene l'arbitro da me e dice: guarda, io sono arbitro di Torino, mi chiamo Rosetti, è la prima partita che faccio oggi. Pensa. E vorrei pregarti di essere benevolo, un po' indulgente, benevolo. Abbiamo detto, vabbè, allora dico a Massimo Tecca: Massimo, senti, siccome questo qui è bravo, è in prima partita così, chiedimi di lui, io dico qualcosa. Vabbè, comincia la partita, dopo 10 minuti, com'è questo arbitro? Guarda, questo è un arbitro che avrà un futuro perché dicono che sia molto bravo, eccetera, eccetera. Ok, benissimo. Dopo un quarto d'ora, Gigi, c'è un rigore dentro in area contro la squadra che era Foggia, un'altra squadra. Nell'area avversaria, un giocatore ha alzato uno in aria che è andato 3 metri d'altezza, è caduto, tutto lo stadio, rigore, Massimo Tecca dice rigore, sacrosanto, io cosa faccio? Cosa devo dire adesso? Dico, aspetta un attimo, l'arbitro non ha visto perché c'era 5 giocatori davanti a lui. Come la sono cavata? Poi lui naturalmente quando ha saputo ha detto ringraziarmi, ma non quel giorno lì. Certo, però avevi visto giusto, perché Rosetti ha fatto una grande carriera, sia in campo sia soprattutto dopo. José, Italia-Portogallo, come finisce? L'Italia e Portogallo non faranno molto incasso, perché entrano molti portoghesi. Ma soprattutto... La storia dei portoghesi, vedi, tu la sai bene. Che non pagano i mai. I portoghesi sono venuti a Roma per visitare i Papa e quel giorno lì ha lasciato entrare gratis tutti, no? Tutti. E allora nello stadio, quando entra un portoghese che non dicono portoghese. Quindi dici che l'incasso sarà basso, sì. Però gli spalti no, pieni... Io penso che è una partita importante, sai perché? Per verificare tutti quei giocatori che lui ha chiamato, che non nessuno credeva o sperava.
Ecco, allora diciamo non ci sarà Cristiano Ronaldo per il suo accordo con l'allenatore del Brasile, quindi in pratica è il vero allenatore del Brasile Cristiano Ronaldo, quindi si risparmierà, terrà forti le energie per la Juventus che ormai viaggia a mille. Sì, ma noi è quello che dicevo, io dico sempre, no? Chi ama il calcio, tifoso o non tifoso, questo campionato, è chiaro che la Juventus, cioè, sarebbe una bella lotta tra Juventus, Inter e Napoli, no? Ma purtroppo, disgraziatamente, niente, per gli altri continuano a vincere. E i play-out non li vogliono fare perché la Juve dice, ma come, diciamo, beh, il campionato, e poi ci vorrebbe un play-out a condizione che la prima non ha più di 10 punti di vantaggio. Cioè, se la Juve ha più di 10 punti di vantaggio sulla seconda, non fai i play-out. José, abbiamo terminato il nostro tempo, grazie e arrivederci, sì, alla prossima. E qui dal bar Gypsy King, no? Gypsy King, re. Mi raccomando, seguite. Venite qualche volta a trovarci. Ma solo che in diretta, chiuso. In diretta. Arrivederci. Ciao.